E rieccoci qui insieme, 8 e 12 minuti di giovedì 10 ottobre, ancora ben trovati a questa puntata del Buongiorno Bari. Qui accanto a me, lo avevamo già annunciato, il sindaco di Bari, Vito Leccese. Buongiorno. No, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. E allora, prima di essere intasati dalle telefonate, ne sono certa, io vi ricordo i numeri 080 501 4668 per le telefonate, 9998 invece per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Vi anticipo che la prossima settimana, venerdì 18 ottobre, ripartiamo con la rubrica con il sindaco Vito Leccese, è condotto come sempre con la nostra Alessandra Bucci. Guardiamoci insieme il promo. Allora, signor sindaco, come lo chiamiamo questo programma per parlare con lei ogni settimana? Oh, Alessandra, per favore, chiamami Vito. Perché... Va bene, va bene. Allora, Vito, come lo chiamiamo questo programma? Chiedilo a Vito. Chiedilo a Vito, dal 18 ottobre, tutti i venerdì alle 15.30, in diretta su Telebari. Chi la doveva andare a pensare? Già. Alle 8.30, nel frattempo noi sindaco approfittiamo per cominciare a tracciare un bilancio di questi primi mesi del suo mandato. Se non erro abbiamo già un messaggio in linea, c'è Paolo che mi fa cenno di aspettare. Andiamo Paolo, lo ascoltiamo questo messaggio? Vai. Sì, buongiorno. Volevo fare tre domande al sindaco Vito Leccese. La prima... è veramente lui il padre di Cos'è Cos'è? La seconda, che fine ha fatto? Se l'è cresciuto la mamma e lui è andato in giro a fare lo splendido? La terza, ma quindi ci sono gli estremi per una denuncia per abbandono di minore? Grazie Telebari per il servizio che offrite, buona giornata. Grazie ad Alessandro Antonacci, che anche se cerca di camuffare la voce, noi lo riconosceremo sempre. Sindaco, questo non è uno spazio dedicato al gossip, però vogliamo dire che fine ha fatto. No, sì, però il riconoscimento ufficiale. Chiamerò l'ufficio anagrafe per il riconoscimento di Cos'è Cos'è. Bene. Però mi mette sempre buon umore, diciamo, ricordare i tempi. Sarà andati. Legato a vita questa, questa figura, non c'è niente da fare. E poi è tutto nato per caso, perché io ero all'inizio, erano i primi mesi in cui ero stato eletto parlamentare, quindi ero a Roma e mi chiamò Gennaro Nunziante per propormi di fare questa comparsata all'interno di questa telenovela che stava andando, era di grande successo, aveva un audience incredibile e quindi accettai pur non sapendo esattamente cosa dovessi fare. Rimasta nella storia. Non so se gliel'ho mai detto, ma anche la mia tesi per dall'esame da giornalista professionista era proprio su questo, così una chicca. Non era una cosa seria. Non era una cosa seria, una prima telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Sono uno dei 9.000 genitori dei 4.500 bambini delle scuole di Bari che attendono che si avvii il servizio mensa. Come saprà, stiamo vivendo un estremo disagio perché abbiamo scelto di far frequentare alle nostre figlie e ai nostri figli l'orario prolungato per necessità lavorative e da un mese cerchiamo ogni giorno delle soluzioni per poter prendere i bambini di scuola, da scuola all'ora di pranzo e gestire le prime ore del pomeriggio. Ricorriamo a babysitter, nonni, amici, permessi da lavoro, ferie, sperando ogni giorno che il giorno successivo si avvii il servizio mensa. Ora la situazione, come sai, è diventata davvero insostenibile. Le due imprese, la DISA e l'ATI, Solidarietà e Lavoro e Vivenda, si contendono il servizio a suon di pronunce di TAR e Consiglio di Stato. Allo stato attuale il Comune ha potuto affidare il servizio alla DISA per 1.500 dei 4.500 bambini che frequentano le scuole del primo lotto della gara d'appalto, ma solo per una settimana fino al 18 ottobre in attesa della pronuncia del TAR. Per il secondo lotto, quindi altri 3.000 bambini, il servizio dovrebbe essere avviato da dati Solidarietà e Lavoro e Vivenda, ma non sappiamo quando. E inoltre poi ci sarà sicuramente ricorso diciamo da parte di la DISA. La domanda da porre al sindaco la qual pongo, è? Sì, la pongo perché era giusto la sì, premessa. Certo. Allora, per le prossime settimane si attendono sentenze delle pronunce di TAR e Consiglio di Stato. Quindi sicuramente diciamo, potranno esserci delle interruzioni del servizio dovute magari al cambio di fornitore del servizio. Allora, noi genitori chiediamo che il sindaco possa mettere su un tavolo con le scuole
con il provveditorato, con l'ASL, per trovare delle soluzioni, perché una soluzione che tutti noi genitori proponiamo è, per i periodi in cui il servizio non è garantito, che si possa portare il pranzo a sacco da casa. Devo interromperla, la domanda è già chiara, ovviamente io chiedo massima sintesi a tutti gli ascoltatori, così cerchiamo di affrontare più problemi possibili. Certo, questa è una criticità che stiamo vivendo e che ovviamente trovano molto i genitori, io sono impreparati. Molto, non solo dispiaciuto, ma anche molto arrabbiato, perché partire con un inizio di mandato da sindaco in questo modo, non riuscendo a garantire un servizio dal mio punto di vista fondamentale per rendere, per conciliare i tempi vita lavoro delle famiglie, è una cosa assurda. E purtroppo ci siamo ritrovati, come è accaduto anche in passato, in un groviglio e in un contenzioso inimmaginabile che non ci ha consentito di partire da subito con questo servizio. Oggi l'ascoltatore è molto informato, tra l'altro ha usato toni garbatissimi, di cui io lo ringrazio, anche perché capisco il disagio che stanno vivendo le famiglie. Noi stiamo cercando delle soluzioni. Comunque oggi è partito, come ricordava il radioascoltatore, il primo lotto, parte del primo lotto, laddove gli istituti scolastici sono preparati per garantire la refezione scolastica. Noi attendiamo il 15 di questo mese per capire se la sospensiva richiesta da una delle due contendenti sarà accolta dal Tribunale amministrativo. Dopodiché, nelle more del definitivo giudizio da parte dei tribunali amministrativi, stiamo pensando a delle soluzioni alternative che certamente quella del pranzo al sacco potrebbe essere una di queste. Potrebbe essere, però, come giustamente diceva il radioascoltatore, dobbiamo avviare un tavolo di confronto con le famiglie, con la ASL e con il provveditorato agli studi, perché ovviamente tutto ciò deve essere non solo autorizzato, ma deve essere compatibile con le norme vigenti in materia di organizzazione scolastica. Io sono molto dispiaciuto e chiedo scusa umilmente alla città per questa vicenda. Spero che si definisca al più presto sul piano giudiziario. L'appalto è un appalto quadriennale, quindi almeno per i prossimi, una volta si partiti, spera che per i prossimi tranquilli. 4 anni non ci dovrebbero essere problemi. E allora tutti i genitori tenete duro, tra l'altro vi anticipo, l'avevo già detto prima, che oggi alle 12 parte la prima mensa alla scuola Corridoni, ci sarà l'assessore alla conoscenza Vito La Coppola, ci saremo anche noi con le nostre telecamere e nelle prossime ore probabilmente proprio con l'assessore La Coppola ci dedicheremo proprio ad un approfondimento su questo tema. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Ciao Maria, buongiorno. Allora, emergenza abitativa, sì. Signor Sindaco, non so se lei lo può fare, faccia un'ordinanza, qui bisogna fare un censimento nelle case popolari, vedere chi ci abita, chi ha diritto e chi non ha diritto deve essere buttato fuori letteralmente, nel senso che ci sono persone che hanno le case, doppie case, anche le ville, ha capito? Quindi qui se non esce qualcuno che ha miscusi gli attributi per poter cambiare le cose, ci sarà sempre un'emergenza abitativa. Le dico che le case si vendono, si vendono fra di loro, le dico che le case sono vuote, persone che non ci vivono, pagano la casa ma non ci vivono, quindi se qualcuno non inizia a fare qualcosa saremo sempre così. E ci sono persone che hanno le ville e hanno la casa popolare. Chiaro, grazie Maria. Lo ricordavamo poco fa in rassegna stampa con l'amico e collega Michele Marolla, che quello dell'emergenza casa, Maria ne affronta un aspetto, è stato comunque uno dei suoi primi pensieri già in campagna elettorale, il suo primo provvedimento. Maria tira in ballo una questione spinosa che è quella delle occupazioni abusive.
Sì, anche delle occupazioni diciamo senza titolo, oltre a quelle abusive che avvengono attraverso diciamo non avendo assolutamente titolo. Poi ci sono le occupazioni, come ricordava la signora Maria, di persone che nel corso del tempo hanno perso il titolo, no? Perché magari è cambiata la situazione reddituale. Proprio nella giornata di ieri ho incontrato il management dell'Arca Puglia Centrale, Piero De Nicolo e Vincenzo De Candia, con cui abbiamo affrontato il tema delle verifiche del mantenimento dei requisiti da parte di chi occupa gli alloggi popolari. Abbiamo già avviato una serie di iniziative, non solo per continuare il monitoraggio, ma anche per riprendere in carico le case occupate da persone che hanno perso i requisiti. Devo dire che sino ad oggi abbiamo censito almeno 40 su 8.000 alloggi popolari presenti nella città di Bari. Abbiamo individuato in questa prima fase 40 occupazioni senza più il titolo e stiamo provvedendo con le ordinanze di decadenza. Ovviamente non è semplicissimo, perché poi, così come i proprietari privati non riescono a far effettuare gli sfratti per cessata locazione o per morosità, così anche per il pubblico, anzi per il pubblico diventa anche più difficile riuscire a recuperare nella propria disponibilità il patrimonio abitativo. Comunque ce la stiamo mettendo tutta. Del resto lei ricordava che il mio primo provvedimento da sindaco è stato quello di mettere in salvaguardia 3 milioni e 600 mila euro per il contributo alloggiativo, perché questa forma di presidio sociale in favore di famiglie, a Bari sono circa 2.000 famiglie di cui hanno, che hanno bisogno di questo contributo, purtroppo rispetto agli scorsi anni è stato smantellato insieme ad altri presidi sociali da parte del governo nazionale. Quindi abbiamo fatto un'operazione di bilancio durante, addirittura ho fatto una cosa un po' che mi ha provocato qualche critica, perché ho convocato il vecchio consiglio comunale, ho nominato una giunta ponte, perché all'epoca non era stato proclamato il consiglio comunale nuovo, ero l'unico diciamo l'unica autorità a Palazzo di Città. Non potendo adottare un atto monocratico, ho fatto un provvedimento, ho creato un po' di... La giustificazione era l'urgenza. Era l'urgenza per mettere. Dopodiché è stato, è stato approvato il bando per il contributo alloggiativo. La scadenza è a metà ottobre, quindi nelle prossime settimane regoleremo i contributi. Noi abbiamo una telefonata, ma chiedo davvero un minuto di pazienza ancora al nostro ascoltatore. Prendiamo subito la telefonata. Dicevo, lei ha lanciato un appello al governo, in quel momento rappresentato dal ministro Urso, proprio dal palco della Fiera del Levante, ricordando la soppressione del fondo affitti che mette tutti in difficoltà. Il ministro ha elegantemente glissato sul suo devo dire, io sono molto preoccupato, perché avremo un autunno molto caldo come sul piano, diciamo, del disagio sociale e della conflittualità sociale. Primo perché sono stati smantellati alcuni presidi sociali utili, penso al reddito di cittadinanza, che nel bene e nel male comunque ha rappresentato un ammortizzatore sociale. Secondo, è stato cancellato il contributo alloggiativo a fronte di una situazione emergenziale sul piano abitativo, credo straordinaria, perché il fenomeno dell'overtourism qui a Bari ha fatto sì che il 90% del patrimonio immobiliare privato disponibile viene utilizzato per locazioni brevi, B&B, case vacanze, e ovviamente questo determina una situazione di difficoltà per le giovani coppie, le famiglie sotto sfratto, gli studenti universitari, i nuovi lavoratori che vengono reclutati qui dalle grandi aziende che hanno deciso di investire a Bari. E tutto questo ovviamente deve essere gestito dal comune, senza strumenti né normativi né finanziari. Una telefonata, pronto? Ci perdoni per l'attesa. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono sindaco. Buongiorno. Io parlo con il sindaco. La sta ascoltando, prego.
E niente, io ho avuto la casa di emergenza a San Pio dopo 6 anni e io ho mio figlio invalido che è proprio, fa proprio male, mio figlio lì sta a scuola. E loro mi hanno dato la casa di emergenza, ma potevano dare la casa definitivo. Guardi, allora facciamo una cosa, io ricordo, se non erro sindaco, lei comunque ha mantenuto l'appuntamento del martedì, il ricevimento dei cittadini, queste ovviamente sono situazioni delicate, non ci spingiamo oltre in diretta perché dovrebbe magari raccontare un po' di fatti suoi, ma non però li facciamo non è il martedì in diretta. Più, è il allora, mercoledì. Mercoledì per il ricevimento col sindaco, immagino che voi possiate parlarne tranquillamente. Certo. Quindi mi raccomando, 080 501 4668 per le vostre telefonate, ancora pochi minuti di diretta, niente, non riesco a farle una domanda, sindaco, una telefonata, pronto? Non so se sia buon segno. Buona giornata alla giornalista, buona giornata al sindaco. Buongiorno a lei. Signor sindaco, è la prima volta che ci interfacciamo, diciamo, telefonicamente, però questo è un problema che io ho sollevato a diversi assessori e al sindaco De Caro, ma che non ha ancora trovato purtroppo e disgraziatamente soluzione. E riguarda la necropoli di Bari. E sì. I problemi sono due, fondamentalmente. Uno, scorazzano moto a una velocità sostenuta e rischiano di investire persone che vanno lì a rendere omaggio ai propri cari. Mm-hmm. E il secondo motivo sono gli addobbi che stanno facendo diventare la necropoli di Bari una sorta di Luna Park, ed è davvero indecente che una città come Bari possa avere alberi fasciati con velluto, pupazzi attaccati ad alberi per ricordare i propri cari. Questo non è il modo di ricordare i defunti. Credo che ci voglia decoro anche per le persone che non ci sono più. Era stato promesso da diversi assessori, anche dal sindaco, che ci sarebbe stata un'azione incrociata tra forze dell'ordine, polizia locale, carabinieri, per cercare di smantellare questo scempio, ma ad oggi non è stato fatto assolutamente nulla. Le faccio rispondere immediatamente, perdonatemi se vi interrompo, ma abbiamo davvero poco tempo. No, io condivido che per ricordare i defunti ci vuole non solo decoro, ma anche sobrietà, perché la necropoli è un momento, cioè un luogo di raccolta silenziosa e sobria rispetto al pensiero che uno dedica ai propri cari che sono defunti. Io andrò a fare un sopralluogo, mi renderò di conto di persona per capire l'entità del fenomeno. Devo dire che già nei primi giorni dal mio insediamento ho chiesto di ripristinare subito l'interno della necropoli centrale, il mezzo di trasporto pubblico che consente almeno agli anziani, a chi ha difficoltà nella deambulazione, di poter avere un mezzo di trasporto all'interno della necropoli, che è molto grande. È stato riattivato qualche giorno fa, di questo sono contento, però rispetto alle segnalazioni del radioascoltatore mi recherò subito nei prossimi giorni a fare un sopralluogo per rendermi conto. Un'ultima telefonata, pronto? Buongiorno, buongiorno al signor. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Volevo segnalare, come ho già fatto in passato al sindaco De Caro, la zona Parco dei Principi, l'impossibilità di parcheggiare, proprio è impossibile per i residenti. La invito a farsi un giro qui per vedere che è praticamente impossibile, non abbiamo un parcheggio nemmeno a 1 chilometro di distanza, quindi avevo segnalato al sindaco De Caro se si poteva fare il senso unico qui intorno per implementare il numero di posti auto, ma non è stato mai fatto nulla. Qui è veramente un delirio parcheggiare, impossibile, cioè si va in giro per un'ora per cercare posti. Grazie mille, grazie. Sindaco. Verificherò, credo ci sia un parcheggio, probabilmente non sarà sufficiente nella zona, in quella piazzetta dedicata a Stefano Fumarulo. Mm-hmm. Però probabilmente c'è un problema anche di sensi e di direzione di marcia rispetto alla viabilità consentita in quella zona. Comunque segnalerò agli uffici, magari mi recherò anch'io personalmente per capire un po' l'entità del fenomeno.
Avrei voluto farle tante altre domande, sicurezza, movida, ma non facciamo in tempo, come sempre a Telebari hanno la priorità le telefonate. Io vi ricordo che l'appuntamento con il sindaco, con la rubrica dedicata al sindaco, si parte venerdì prossimo, 18 ottobre alle 15.30, come sempre con la nostra Alessandra Bucci. Intanto sindaco, grazie mille per essere stato con noi questa mattina. Grazie a voi per l'invito e buona giornata. Grazie per averci seguito, per essere intervenuti. Un po' di musica, non andate via, torniamo subito con altre notizie.